Questo è un piccolo olivo, ci hanno detto che è un olivo di circa 20 anni. Quindi l'olivo ci mette circa 8-9 anni a diventare adulto, diciamo, produttivo. Forse anche un po' di più, dai 13. Ecco, quindi 12-13 anni per diventare produttivo. Nell'alberino giovane, quindi che ha un'età inferiore ai 12 anni, il fusto è liscio e verdastro. Poi nell'albero invece adulto cresce gradualmente di larghezza e molto spesso diventa contorto e nodoso. Ora qui non si vede, però dove c'è dove si innesta il fusto nella parte radicale si formano molto spesso dei rigonfiamenti dove ci sono dei germogli. Le radici non vanno molto in profondità perché gli ulivi non hanno bisogno di una quantità eccessiva di acqua, quindi le radici stanno abbastanza in superficie, però si estendono nell'albero di 40-50 anni sotto una superficie abbastanza estesa. Le foglie sono verdastre nella parte superiore e sotto tendono a un colore argentato e questo colore, infatti se vedete sotto il riflesso del sole, sembra proprio che siano argentate queste foglie. Questo colore argentato è dovuto alla presenza di questi pelettini che impediscono l'eccessiva dispersione di acqua, infatti l'eccessiva traspirazione. Infatti l'olivo, sapete, è una pianta sempre verde e le foglie durano anche 2 anni volendo, quindi ricambia le foglie solo quando è necessario. Nei rami dove cadono le foglie non ricrescono più, ricrescono solo sui cosiddetti succhioni, che i ramoscelli nuovi. Sui rami nuovi che si chiamano succhioni. Allora, il frutto è l'oliva e vabbè, ci sono tantissime qualità di olive. E l'oliva è una drupa, quindi è un frutto a forma ovoidale che contiene un nocciolo, d'accordo? Dunque le olive si possono mangiare, ci sono olive quindi commestibili, quelle, in genere quelle belle verdi, grandi, si fanno in salamoia e c'è acqua, aceto, poi si mette l'aglio, il peperoncino e quindi sono molto gradevoli e gustose da mangiare. Olive in salamoia? Le olive in salamoia. Altre invece vengono destinate alla frangitura e per ottenere l'olio. La fioritura, come vi è stato detto, avviene in genere dal mese di aprile al mese di giugno. I fiori sono piccolini, bianchi, quindi li possiamo vedere, sono raccolti in grappoli che si chiamano mignole. Si dice che quello è il periodo della mignolatura. Ai fiori, cioè a un fiore non corrisponde sempre un frutto, quindi se questo ramo fa 100 fiori, probabilmente su questo ramo si presenteranno poi al momento giusto 20 olive, quindi sì, cioè ogni fiore in teoria serve per fare un frutto, poi però dipende perché può arrivare il vento, può un'ape magari l'impollina di una. Comunque sì, effettivamente. Eh,
si possono raccogliere quindi manualmente, e quindi si chiama questa tecnica brucatura a mano. Si possono raccogliere invece tramite col metodo della bacchiatura, quindi battendo con delle canne, cadono le olive sulle reti.